forma della tela praticamente. Con questa no, ma quasi. La macchina fotografica di qualità lì, 18 milioni di pixel, fa di video e sono di qualità professionale, solo che ha un'autonomia di 10 minuti. Però Incontriamo nel suo studio il maestro Roberto Panichi. Una prima questione semplice. Com'è cominciata proprio l'avventura dell'arte, l'interesse per l'arte? Com'è che è diventato pittore? Io diventai pittore quando, passando dalla musica peraltro, perché io mi occupavo della musica e della scrittura, quando incontrai Nada, eravamo molto giovani, e fu allora che mi venne il desiderio di cominciare a fargli dei disegni, farle dei ritrattini. E di lì partì l'avventura della pittura, passai poi gradualmente dal disegno ai colori e di lì si cominciò questa avventura dell'arte. Quindi si tratta già più di 40 anni fa, 45-47 anni fa. E poi ha fatto una scuola d'arte a Poi Napoli. sono stato come esperienza. Ero molto amiche, quindi li frequentavo, di Hans Jacob Staude, che era un pittore tedesco che abitava a Firenze ed era molto noto. Quando lo conobbi io era già un uomo, diremo, di più di 70 anni, ma insegnava sempre, insegnava anche tra l'altro in un college americano. Staude era un personaggio molto vivo intellettualmente, era anche musicista. Quel pianoforte che ho là, probabilmente è come l'aveva lui, un Blüthner di Lipsia, perché lessi, un anno o 2 anni fa, lessi che il pianoforte che aveva Staude, come il mio, e non è da escludere che sia passato a me senza saperlo, apparteneva ad Albert Einstein, il quale nel 1933 andò via dalla Germania e lo lasciò alla sorella Maya. Maya si trasferì in Italia, proprio vicino a Firenze, a Sesto, nella piana di Sesto. Però quando in Italia ci furono le leggi razziali nel 1938, Maya anche lei esulò, andò negli Stati Uniti. Questo pianoforte che aveva lei del fratello lo cedette a Staude, al pittore. Questo lo racconta Staude in un articolo che poi fu pubblicato un paio di anni fa. Io non lo sapevo, nonostante l'avessi visto in casa sua questo pianoforte, non ne sapevo questa storia. Siccome poi io l'ho preso successivamente, questo pianoforte, era morto Staude, l'ho preso da ricordi. E prima pagavo l'affitto di questo pianoforte e poi l'ho preso tutto. Dopo avere un certo periodo tenuto a noleggio questo strumento, l'ho preso. Ma mi viene il sospetto che sia lo stesso strumento di Staude, perché era proprio un Blüthner di Lipsia. Quindi io sono partito dalla musica, dalla scrittura e pervenni successivamente alla pittura. Aveva cominciato con la scrittura, con la poesia. Sì, la poesia, scrivevo romanzi, cioè romanzi no, racconti, che il romanzo bisogna avere un'esperienza che quando io avevo 20 anni non ce l'avevo. Scrivere un romanzo è molto impegnativo, eh? Bisogna avere un'esperienza letteraria. E c'è qualcosa che ha fatto, come dire, che ha fatto passare appunto dall'interesse alla produzione, cioè al mettersi a disegnare, a Beh, dipingere, dipende in questa conversazione l'ispirazione, con Staude. la conoscenza di Nada, poi la frequentazione di Staude, per quanto Staude, come del resto gli altri artisti, per esempio io conobbi proprio in quell'epoca, agli inizi di quando io cominciai l'arte, conobbi anche lo scultore Marcello Tommasi, che ora è morto anche lui. Tommasi tra l'altro aveva uno studio anche a Parigi. Aveva lo studio a Firenze in via della Pergola, proprio
dove aveva lo studio anche Benvenuto Cellini, e lo studio tuttora del Tommasi c'è sempre, gestito mi pare a galleria, ma hanno detto che ci hanno fatto una galleria, perché Tommasi è morto, Marcello è morto da 6-7 anni, e io quindi conobbi proprio nei primi anni 60 Marcello Tommasi. Poi successivamente entrai in contatto con Primo Conti. Entrai in contatto con Primo Conti. E poi successivamente anche con altri artisti come Antonio Berti, per esempio, che era uno scultore che raggiunse la fama negli anni prima della guerra. Tra l'altro poi lui fu epurato perché lo dicevano era fascista, perché lavorò con il re, ai tempi del regime, fece anche ritratti dei reali. Quindi la mia esperienza iniziale è questa, venne in contatto con questi artisti, anche con Guttuso ebbi a che fare, con l'altro importante scultore, come si chiama, Manzù, Giacomo Manzù anche. Insomma, ci fu un'epoca in cui, tra l'altro, io ero segretario di un gruppo di artisti fiorentini nel quale io venne a contatto con tutto il mondo dell'arte. E questo incrementò naturalmente la mia attività. E quali sono, diciamo, allora gli influssi più importanti? Cioè rispetto a quelle che ancora oggi chiamiamo le correnti, insomma, nell'arte. Io oggi come oggi non ho nessun non subisco influenza di nessuno e faccio le cose come ho fatto io, per esempio le opere che sono da Verdiglione lassù sono tutte opere partite dalla mia ricerca personale. Però all'inizio, il suo laboratorio, insomma, all'inizio io sentii naturalmente l'influenza, a Firenze non era possibile, di Annigoni. Pietro Annigoni, che tra l'altro io frequentai all'inizio. All'inizio io andai a trovare Pietro Annigoni, che mi fece disegnare alcune cose da lui e poi mi fece vedere quella che era la tecnica da lui usata, che era una tempera grassa di fattura cinquecentesca. Mi fece vedere i colori a tempera che usava lui. Lì nello studio, tra l'altro, c'erano alcuni artisti che lui studiavano con lui. Insomma, è stata un'esperienza anche quella. L'esperienza di Primo Conti, di Staude, sono tutte esperienze sovrapposte, ma poi alla fine io trovai la mia ricerca personale, come del resto tutti devono far così. Se uno non fa così, vive nell'ombra di altri. Io quello che faccio adesso è una cosa che parte dalla mia testa e dalle mie esperienze, esperimenti, dai miei esperimenti. E come potrebbe qualificare la modalità di lavoro odierna? La modalità? Di lavoro, cioè com'è che questo momento lavora? Cioè si può, come dire, si può disgiungere, evidentemente no, l'aspetto tecnico, diciamo, e l'aspetto della ricerca, quello che sarebbe in termini antichi i contenuti. Beh, com'è che procede? La tecnica che uso io è una tecnica sperimentale, perché la tecnica mia è una tecnica sperimentale, cioè io non sono più legato a dei procedimenti canonici o accademici. Io dipingo con tutto e mi servo di tutto. I materiali per me sono uno strumento che già di per sé sono un'invenzione. Quando io dipingo, non dipingo secondo un procedimento determinato, ma vado nella ricerca, è come un'avventura. E io credo in questo, che poi tutto sommato è la libertà estrema del linguaggio. Ci sono molti artisti al presente che seguono invece dei procedimenti commerciali. Commerciali vuol dire che fanno le cose
perché vogliono essere identificati in un certo modo. Si seguono dei protocolli quasi. E questi sono protocolli operativi che però non vanno bene per l'arte. L'arte deve essere un'avventura e una ricerca continua, perché per me l'arte è anche un'avventura intellettuale fondamentalmente. Se io dovessi far l'arte, come fanno molti, ripetitiva, iterativa, non mi stimolerebbe più. Capisco che chi lo fa magari c'ha l'incentivo economico, fa 100 pezzi, che li pagano perché sono, devono essere riconoscibili. Dice, tu fai un manico di scopa e una scopa deve essere sempre quella. C'era uno che faceva le camicie, non so se si ricorda, c'era un pittore, io vedi una mostra sua anche a Cortina, faceva proprio i colli delle camicie, così. Poi altre, ci sono altri, facevano altre banalità, ma importante che ricercavano qualcosa che fosse identificabile. Ora l'arte però nel senso superiore del termine è una ricerca intellettuale. È come lo scrittore. Lo scrittore che lo fa di me, fa lo scrittore di mestiere, sviluppa delle tematiche, anche intelligenti, ma sviluppa delle tematiche perché pensa di colpire l'attenzione, di avere un pubblico scrivendo su un tema, un altro. Ma la scrittura in senso superiore è una ricerca che parte solo dall'interiore. E lo stesso è l'arte. La scrittura e l'arte sono dei modi espressivi che possono avere valenze diverse. Se uno lo fa mercantilmente, lo si vede benissimo. Scrittori di penne, di mestiere, sono quelli che scrivono secondo delle tematiche. Io romanzi del genere ne potrei scrivere uno al mese o uno ogni 3 mesi, è la stessa. Scrivere un libro invece che parte dall'interno deve avere una necessità. La differenza è questa. La differenza che c'è tra un'opera autentica e un'opera mercantile è proprio questa, che l'opera autentica parte da una necessità espressiva. Possiamo accennare ai lavori più recenti? Sono le sequenze, le sequenze orfiche. Sequenze, nel senso, è un termine anche che attiene all'informatica, al linguaggio informatico. Io l'ho ripreso anche di lì, però sequenza vuol dire una successione di, sono delle procedure. Una serie anche. Orfiche perché? Orfiche perché rappresentano un'esperienza inferale, cioè la catabasi in un mondo ormai scomparso. Nell'Odissea c'è la catabasi, un passo, un episodio saliente in cui Odisseo scende agli inferi e vede alcune anime famose di guerrieri, di suoi amici periti nella guerra troiana. Quindi inferale, e poi ricorda altresì Orfeo, il mito di Orfeo. Orfeo che va agli inferi per liberare e riportare in vita Euridice. Orfiche quindi sta a indicare un'esperienza comunque nel mondo invisibile. È per quello che io le sequenze orfiche le ho tutte giocate su un contrasto tra bianco e nero, in cui emergono come delle larve, a cui io ho voluto dare un significato come dicevo, ho voluto dare un significato civile, morale, perché l'ho voluto dedicare idealmente alle vittime, ai martiri della violenza nel mondo. Quindi sequenze orfiche. Questa è una opera, diciamo così, complessivamente unitaria, anche come tema. E quante opere sono? Sono 10 carte, c'ho anche delle carte disegni, e una 75-76 opere su tela.
quindi in tutto più di 80, saranno 84-85 opere. Quanto conta la scrittura in questa elaborazione artistica? Diciamo che lei è un artista che non si priva della scrittura, o è un artista che è scrittore anche. In ogni caso, quanto conta la scrittura anche rispetto proprio all'invenzione artistica, al viaggio artistico? Sì, la scrittura è importante nel mio caso perché è un'esperienza primaria, la scrittura. Tant'è vero che Verdiglione ha titolato la monografia, il libro che ha pubblicato su di me, 5.000 anni di scrittura. Di scrittura, è vero. Quindi questo è già significativo. Scrittura si può parlarne da due punti di vista. Uno, diremo fisicamente, materialmente, perché io in molte opere facevo anche dei geroglifici, delle scritture, diremo così, ermetiche, molte opere che a Verdiglione hanno queste scritture, queste ermetiche, tracce, queste, in alcune parti del dipinto. E si può parlare anche altresì di scrittura per le esperienze precedenti che io ho avuto e che in qualche modo si riflettono nella mia formazione artistica. Dal momento che io sono anche un letterato, per le esperienze e la formazione umanistica che ho avuto, e allora è evidente che la scrittura ha un peso nell'opera anche pittorica mia. Devo dire peraltro che queste esperienze e formazione umanistica all'inizio è stato anche un peso che ho dovuto rimuovere, perché nell'opinione comune, guarda che questo è una cosa strana, ma c'è un'opinione diffusa che gli artisti devono essere come degli istintivi, sì, che fanno quasi le cose. È un artista, come dire, è un pittoresco. Immagini la parola pittoresco, che significa qualcosa un po' di bizzarro, originale. Ma ci dimentichiamo un'altra valenza fondamentale di artista-pittore, perché io distinguerei tra pittore e artista. Pittore sono anche gli imbianchini, noti bene, eh? Si chiamano anche gli imbianchini. Dice, sono un pittore. Nel meridione pittore vuol dire anche un imbianchino. Quindi pittori ce ne sono un'enormità, come dire poeti a volte che scrivono versi ce ne sono milioni. Però l'artista è un'altra cosa, pittore, artista. L'artista vuol dire uno che inventa, è il poietesse, uno che crea, è anche un vero artista. Ma pittore, ci sono pittori che fanno, come diceva Picasso, chilometri di pittura che sono già noti e ipernoti. Uno che si mette a fare paesaggi, cioè quello che lo fa alla maniera, diciamo, del pittore di Montmartre, c'è quello che lo fa alla maniera di Van Gogh, c'è chi lo fa alla maniera di Cézanne. Ormai quello di Cézanne è una forma di sgrammaticatura che ha avuto successo mondiale, perché ora Cézanne era un artista, ma chi l'ha imitato? L'ha imitato perché era la cosa più facile da imitare. È chiaro che fare un paesaggio come lo sapeva fare un pittore, un artista del 600-700 era molto difficile, eh? Ma anche nell'Ottocento c'erano dei pittori abilissimi, avevano una tecnica formidabile. Del resto anche un Manet, un Degas erano dei grandi pittori, Però, diciamo, copiare Cézanne era molto facile. E infatti Zola, lo scrittore, rappresenta Cézanne in alcune sue opere, dove Cézanne si sentì bersagliato e offeso perché non si vedeva rappresentato come avrebbe voluto lui. Oggi Cézanne è un caposcuola, è uno che ha aperto, diciamo così, il passaggio anche all'arte moderna, contemporanea. Però è anche vero che Cézanne faceva un'arte sgrammaticata rispetto ad artisti che avevano una formazione come Manet o Degas, per esempio, erano sgrammaticati. Per non dire dell'altro
grande pittore, come si chiama? Quello che ha scritto, che ha fatto L'origine du monde. Courbet. Courbet. Gustave Courbet era un realista formidabile. Sì, sì, ha un impianto rinascimentale seicentesco dietro. Voglio dire, l'arte bisogna vedere, ci sono i pittori e ci sono gli artisti pittori. Artista pittore è quello che inventa, cioè l'artista. Che artista viene da arte? Arte a sua volta presuppone il termine antico techne. Tradui techne, sì. Che non è tecnica, sì. Techne voleva dire per loro l'arte. Cioè il modo con cui si realizza qualcosa nel modo migliore, era la tecne. Oggi per il termine tecne, tecnica è un termine quasi, diciamo, ha un significato. Sì, quasi. Sì. Indica cioè il modo pratico di realizzare qualcosa. Ma tecne nell'antica, diciamo, forma mentale greca significava arte, perché era il modo migliore di realizzare qualcosa, ma secondo dei moduli di invenzione. Tutta l'arte greca del resto è un'invenzione partendo dal reale. Ha una valenza particolare o ha comunque una sua lettura? Per lei l'esperienza che sembra capitale per il moderno, quella di Marcel Duchamp? Duchamp? Sì. No, quello ha un significato fondamentale, nessuno lo nega. Duchamp dimostrò che anche un orinatoio è un'opera d'arte. Se la firma un artista e la mette su un piedistallo. Però noti bene che questi sono gesti dadaisti, che avevano un valore di rottura, perché uno che fa un gesto del genere lo si può analizzare da tanti punti di vista, ma fondamentalmente è, diciamo così, un atto di protesta e di denuncia. Guardate, ci sono tanti idioti che parlano d'arte, che seguitano a parlare solo di Raffaello e di Leonardo, di Michelangelo, però l'arte è anche questa. Se io firmo un orinatoio, un manubrio di bicicletta, è un'opera d'arte anche quella. Duchamp ha voluto, la genialità di Duchamp sta nell'avere voluto fare un atto di contestazione, ma nessuno mi dirà, potrà sostenere che in sé quella è un'opera d'arte. Cioè, la beffa è stata presa come opera d'arte, perché c'era la beffa, ma non, sì, viene più notata. Sì, però hanno equivocato, perché è come la merda d'artiste di Piero Manzoni, anche quello è un gesto di contestazione, è una contestazione che ha un significato nel contesto in cui questo, diciamo, artista pensò questo manufatto. Però se lo si guarda in sé è quello che è, o come per esempio le lattine di zuppa Campbell di uovo della come si chiama, le lattine, sì, la Campbell Soup, sì, questa è la Campbell Soup, ma anche quell'altra, la bevanda col caramello, come si chiama, la Coca-Cola, no? Warhol era un formidabile comunicatore attraverso il linguaggio dei segni, però sì, se uno la guarda in sé, mentre se io prendo un'opera di un grande maestro, di un grande artista, ha un valore in sé a prescindere dal significato intellettuale, culturale, ideale. Se lei prende un'opera di Tiziano, Tiziano è godibile a prescindere che l'abbia fatta nel Cinquecento, che l'abbia fatta per Carlo V imperatore, che l'abbia fatta in un'epoca determinata. Se si prende la Soup Campbell di Ruolo, è godibile come opera in sé? Equivale a un gesto, cioè esprime
dei concetti, direi che è l'espressione concettuale attraverso dei segni figurali. Come opera però in sé non ha i requisiti della godibilità estetica, perché scusi, vedere una lattina di Coca-Cola, che tra l'altro poi Warhol le fotografava, non è che dipingeva. Per esempio, ce n'è uno, quell'americano che dipinge la bandiera americana. E adesso scusi che ce n'è uno, insomma, lui dipingeva la bandiera a stelle e strisce, era già una pittura anche quella, ma Warhol fotografava. Per esempio, l'ultima scena di Leonardo, che ne fa 10 copie una sopra l'altra. L'invenzione è quella. I ritratti di Warhol cosa sono poi in ultima analisi? Sì, sono delle. Sì, oggi si fanno a Photoshop, sono trasformazioni grafiche di una foto. Sono trasformazioni grafiche di una fotografia. Sì, lì primeggia proprio la. Però questo la provocazione simbolica. Questo rientra peraltro nella contemporaneità. Cioè la contemporaneità, se vogliamo, a torto o a ragione, ha distrutto la continuità dell'arte. Mentre una volta c'era la continuità, fino ai primi del Novecento c'era la continuità, cioè una successione. Le generazioni degli artisti si succedevano, ognuno recava la sua piccola, diciamo, il suo piccolo contributo, ma eravamo sempre nel linguaggio dell'arte, che tutti capivano. La contemporaneità, vale a dire, questo è avvenuto soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, nel secondo dopoguerra, perché precedentemente i linguaggi erano ancora leggibili, anche gli espressionisti. La non ricevibilità dei linguaggi avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si determina una totale liberazione da qualsiasi vincolo col passato. Tant'è vero che anche oggi una delle, diciamo, dei luoghi più affermati, luoghi comuni, è quello che bisogna guardare in avanti liberandosi del passato. Come se il passato non contasse nulla. Noi siamo figli del passato, è come se lei dovesse rinnegare di aver avuto un padre o una madre. Lei ce l'ha nel sangue, nel DNA, non è possibile che lei dica io non so chi era mio padre e mia madre. Noi l'abbiamo nel sangue, è come chi nasce qui, ma è possibile che non abbia davanti a sé e quindi operativi quello che c'è agli Uffizi o alla Galleria Pitti? Come fa uno a dimenticarselo? E poi per quale motivo dovremmo dimenticarlo? Questo chi lo fa? Lo fa chi non ha padre e madre. Chi non ha un padre e una madre ha tutto l'interesse a dire guardiamolo avanti, a noi non ci frega nulla di quello che c'è prima. Questo lo fanno le culture, diciamo, nate ieri. Ma chi ha 3.000 anni di storia o più alle spalle non lo può fare questo discorso. Sarebbe un autosuicidio. Cioè rinnegare se stessi le proprie derivazioni, le proprie origini, per mettersi alla pari di chi non ha origini. Perché poi la sostanza è questa. Chi grida continuamente che bisogna innovare, bisogna guardare davanti a noi, è perché non ha un dietro a cui guardare, non ha un retroscena importante. E questo, insomma, porterebbe a tutta una serie di conclusioni filosofiche, estetiche e quasi quasi anche ideologiche, politiche, perché dietro l'arte molte volte c'è una posizione ideologica. Ho fatto un'intervista ad Armando del Vignone nel 94. Allora, un'ultima domanda: quali sono oggi i progetti in cantiere? Quali sono le piste di ricerca nella pittura, nella scrittura?
attualmente ho un altro, oltre alle sequenze orfiche, ho la trilogia della precarietà, come le ho detto, le ho fatto vedere la prima stampa, che è una stampa che io ho riveduto e che ho quindi un CD e che vorrei pubblicare. E poi c'è un'impresa d'arte molto importante per me, che io lo chiamo Codice delle Estravaganze, che sono 81 fogli pieni di figure, di disegni e di scrittura, per quello lo chiamo codice. Codice come quelli antichi, quello i codici di Leonardo, pieni di disegni, di scritti e di scrittura. Sono 81. Io possiedo già fatto fotografare da un fotografo proprio di mestiere. Ho già questo disco, CD, e lo intendo saldare alla scrittura, che io ho anche già riportato, perché se no non sarebbe possibile leggere direttamente dal foglio. Quindi l'ho scritto per una pubblicazione anche quello. Codice delle stravaganze. Allora, prima vengono le immagini e poi c'è la parte scritta. E anche questa è un'impresa alla quale mi voglio ora dedicare prossimamente. Però la prima ci sono le sequenze orfiche, che è il primo, diremo, impegno che voglio assolvere. Vediamo se per una volta mi viene di fare come fanno alcuni giornalisti, ma c'è una domanda che non ho fatto, ma a cui vorrebbe dare qualche elemento. C'è qualche aspetto della sua esperienza che io posso non aver toccato, ma che vorrebbe dire qualcosa? Direi che abbiamo parlato di come intendo io l'arte, poi certo si potrebbe continuare anche fino a domani, Va bene. no, non esiste un limite a questi, quando uno entra a parlare di queste cose. Una Però cosa, diciamo. un argomento di cui non ho toccato, ce ne sono tantissimi che meriterebbero di essere trattati. So, la collocazione dell'artista nel mondo di oggi come la vedo io. Per quanto è implicito in quello che ho già detto, cioè l'artista per me ha una funzione di testimonianza e anche una, direi fondamentalmente intellettuale. Un'arte deve essere intellettuale, non crediamo nell'arte istinto, perché l'arte istinto si va nel romanticismo. Nel romanticismo pensavano, avevano in testa l'arte popolare, che la vera arte fosse quella popolare per la sua spontaneità. Ma la scienza moderna, filologica, ha dimostrato che non c'è questa cosiddetta spontaneità, nemmeno nei testi cosiddetti popolari. Quindi l'arte parte da una riflessione e da un atteggiamento intellettuale forte. Poi naturalmente bisogna tenere presente che c'è anche, non v'è dubbio, c'è anche la carica, diremo così, carismatica, diciamo carismatica, per dire che senza carisma non si fa nulla. Il carisma è una qualità innata, senza la quale non si arriva a fare nulla di importante, però sulla qualità innata si deve innestare una carica intellettuale fortissima, perché se manca quella ci possono essere linguaggi d'arte, ma sono linguaggi d'arte che sono, diremo così, di serie B. Il livello superiore dell'arte è un livello intellettuale. Se noi si guarda anche nella scrittura, chi è che ha raggiunto il top? E anche nella valutazione critica, sono quegli scrittori artisti che avevano alle spalle una rielaborazione intellettualistica fortissima. Dante, Goethe, Manzoni, insomma, artisti che avevano però questa forte carica intellettuale. Quindi io in questo non sono per lo spontaneismo fine a se stesso, perché lo spontaneismo non va lontano. Allora, grazie al maestro Roberto Panichi.